Benvenuti. Oggi vedremo un altro dei nostri documentari tedeschi sui grandi personaggi della storia della Germania. E il protagonista di oggi si chiama Thomas Münzer. È un nome che probabilmente in Italia dice poco, e invece in Germania è molto conosciuto. È un predicatore evangelico, uno dei padri della riforma protestante. Ma è anche molto di più. Il reverendo Münzer vive in una Germania in subbuglio, dove la riforma religiosa sta provocando anche tumulti sociali e politici. La Germania del primo Cinquecento è il teatro dell'ultima grande rivolta contadina del Medioevo. Una rivolta così vasta, così violenta, che fin dall'inizio è stata chiamata la guerra dei contadini. Di fronte ai contadini ribelli, i capi luterani si dividono. Il più importante di tutti, il fondatore Lutero, si schiera contro i contadini, gli ordina di tornare a casa, incita i principi a sterminare i ribelli senza pietà. Münzer fa la scelta opposta e diventa il capo della guerra contadina. Io sarò sempre con voi! Sì! Sì! Dicevo che questa è l'ultima rivolta contadina del Medioevo, anche se siamo già nel Cinquecento, perché le rivolte dei contadini medievali hanno delle caratteristiche comuni. Partono da una spinta religiosa. I contadini si dicono, ma il cristianesimo non insegna che gli uomini sono tutti uguali? E allora perché noi dobbiamo inchinarci ai signori? Se Dio ci ha creati uguali, e dove erano al tempo di Adamo ed Eva i principi e i nobili? Dopodiché gli storici si sono sempre chiesti cos'è che in certi momenti spinge i contadini a passare da questi discorsi, che erano comunissimi, li facevano tutti i giorni, all'azione, alla rivolta armata. Si è capito subito che non era la fame. Le rivolte contadine non coincidono mai con gli anni di carestia. E chi non mangia abbastanza e non sa come dar da mangiare ai suoi figli è troppo debole per cominciare una rivoluzione. La storiografia marxista diceva, è la lotta di classe. E questo dimostra che abbiamo ragione noi, che l'oppressione produce coscienza di classe e che la lotta di classe è il motore della storia. Non per niente il primo grande studioso della guerra dei contadini in Germania è Friedrich Engels, uno dei padri del comunismo. La storiografia, diciamo così, borghese, pur di dar torto agli storici comunisti, ha cercato di dimostrare che in realtà questi erano dei poveracci, senza arte né parte, figuriamoci se avevano una coscienza di classe, un'ideologia, erano dei disperati che non avevano idee. In realtà più si studiano le rivolte contadine e più ci si rende conto che i contadini un'idea ce l'avevano. Un'idea politica, molto elementare ovviamente, ma le rivolte erano mosse dalla voglia di farsi ascoltare, di contare qualcosa. E non per niente, molto spesso, i contadini ribelli sono guidati da uomini colti, usciti dall'università, come Münzer, che non soltanto li incoraggiano, ma scrivono, esprimono i loro bisogni, le loro rivendicazioni. L'ultima cosa che vi volevo far notare, che si vede nel nostro documentario a un certo punto, è che oggi in Germania il ricordo di Münzer provoca anche un filino di imbarazzo. Perché il fatto è che Münzer e i contadini ribelli erano molto amati nella vecchia DDR, nella Germania Est comunista. Lì c'erano monumenti, affreschi, celebrazioni. La Germania Ovest, quando si è mangiata la Germania Est, ha fatto di tutto per radere al suolo i ricordi del comunismo. A Berlino Est il Palazzo della Repubblica l'hanno fatto saltare in aria e adesso stanno ricostruendo al suo posto il vecchio Palazzo Imperiale del Kaiser. Ma i monumenti a Münzer non si può farli saltare in aria perché è pur sempre un eroe tedesco e protestante. E allora si cerca di interpretarli in un altro modo. Lo vedrete, a un certo punto fanno vedere un grande affresco fatto nella Germania Est e il commento dice sì, nella DDR questo celebrava la lotta di classe e adesso invece è un ricordo della prima rivoluzione tedesca. Sembra una differenza da niente, ma la lotta di classe era una cosa internazionale e invece adesso ci dicono che bisogna ricordarselo perché è un evento nazionale, tedesco. Insomma, i tempi cambiano e le ideologie anche. Buona visione.
Un uomo chiede in nome di Dio un mondo più equo. È Thomas Münzer, predicatore della Turingia. Seguace di Martin Lutero, ne diviene presto un avversario irriducibile. Mentre il primo si appoggia ai principi, il secondo si ribella alla nobiltà. Quando i contadini scendono in rivolta contro l'aristocrazia, Münzer si schiera dalla loro parte e dichiara che libertà e uguaglianza sono diritti divini. Un'altura a Frankenhausen, in Turingia. Da un anno la rivolta dei contadini infuria in gran parte della Germania. E il 15 maggio 1525 è la data decisiva. La rabbia dei contadini contro l'oppressione esercitata dalla nobiltà e dal clero è al suo apice. Il popolo si ribella all'ordine costituito. È la prima rivoluzione sul suolo tedesco. Temo soltanto Dio, nessun altro! Alla testa della loro avanzata non c'è un condottiero, ma un prete, Thomas Münzer. Con tanta disparità di forze, i contadini non possono che affidarsi alla speranza. I mercenari che compongono gli eserciti dei principati vanno in battaglia bene armati, sono esperti nell'arte della guerra e pensano, con i cannoni, di indurre alla resa l'esercito di contadini di Münzer ancor prima che lo scontro abbia inizio. Bontà divina, con cosa dovremmo opporci a questo esercito? Con i forconi contro i cannoni. Ci faranno a pezzi. Il predicatore Münzer non porta la spada. La sua arma più tagliente è la parola. Cari fratelli, non disperate! Vinceremo come un tempo fece Davide contro Golia! Volete ottenere la giustizia divina? Volete la libertà? Allora, abbasso i principi! Caricate i cannoni! Contro la potenza dell'esercito dei principi, i contadini non hanno altre armi che la loro fede in Dio. Fuoco! All'attacco! Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. A Frankenhausen è esploso un conflitto tra sovrani e sudditi, nobiltà e contadini, che nel corso dei secoli ha tenuto più volte il continente con il fiato sospeso. Violente rivolte sono scoppiate anche nel Sacro Romano Impero della nazione germanica. Zwickau, 4 anni prima della battaglia di Frankenhausen. È in questa cattedrale che il predicatore Thomas Münzer si mette in mostra per la prima volta. La casa di Dio, un tempo cattolica, ora è protestante. Da quel pulpito uomini come Münzer non hanno chiesto soltanto una nuova chiesa, ma anche la libertà per i fedeli. Fino a che punto era lecito spingersi? La parrocchia di Zwickau è stata assegnata a Thomas Münzer dal riformatore Martin Lutero. Lutero, dopo aver attaccato la bramosia di potere dei principi della Chiesa, si è allontanato dalla Chiesa di Roma. Trova esecrabile che il clero tragga profitto dal timore dei fedeli per la salvezza dell'anima e che il Papa si arricchisca con le indulgenze. Per ottenere la grazia, dice Lutero, non occorre alcun intermediario tra l'uomo e Dio. Di conseguenza, il Papa lo ha dichiarato eretico e lo ha scomunicato. Il popolo ha acclamato il nuovo riformatore come l'eroe dei semplici. Nel 1512, presso la Dieta di Worms, Lutero dovrebbe rinnegare i suoi insegnamenti di fronte all'imperatore e al clero. Invece rifiuta e si salva soltanto grazie all'intervento di alcuni principi territoriali che mirano a una maggiore indipendenza dall'imperatore e dal papa. Di Martin Lutero di Wittenberg. Seguendo alla lettera la Bibbia, Lutero tiene testa ai potenti.
Se non sarò convinto dalle sacre scritture, oltre che dal buon senso, non posso e non voglio rinnegare nulla. Si trattava di riformare la Chiesa e di rompere con Roma e la tradizione antica. A questo movimento presero parte in molti che, come sarebbe emerso in futuro, avevano in realtà visioni ben diverse. Tra questi, Münzer era una figura emergente. Mentre Lutero, nella dieta di Worms, difende i suoi scritti, Münzer è costretto a lasciare Zwickau a causa delle sue idee. Le sue prediche si sono spinte troppo avanti, perfino per i sostenitori della Riforma, e hanno fomentato gravi disordini in città. Eretico! Münzer non vuole soltanto riformare la Chiesa. Chiede una società nella quale conti la fede degli individui e non il loro ceto sociale, poiché davanti a Dio tutti sono uguali, non soltanto in cielo, ma anche in terra. Alla riforma della Chiesa, dunque, deve seguire anche la riforma della società. Münzer non si arrende. Lotta per portare, come solito dire, la verità nel mondo. Due anni dopo che Zwickau gli ha voltato le spalle, Münzer attraversa un paese pieno di contrasti. Le epidemie di peste del Medioevo sono state sconfitte. Nel Regno di Germania vivono 15 milioni di persone e le città sono in espansione. Dentro le mura fioriscono l'artigianato e il commercio, mentre fuori esistono soltanto agricoltura e allevamento. I tedeschi sono principalmente un popolo di contadini. Tutto ciò che occorre loro per vivere lo ricavano faticosamente dalla natura. Il continuo alternarsi della semina e del raccolto scandisce la loro quotidianità. Una poesia dell'epoca descrive così la vita in campagna. Come facciamo noi altri poveri contadini? Io devo arare, falciare, trebbiare e spaccar legna, oltre al resto. Né di giorno né di notte ho riposo. Sicuramente i contadini rappresentavano il gruppo sociale più numeroso nel regno. Più del 90% della popolazione apparteneva a questo ceto. Anche tra i contadini ovviamente c'erano delle differenze sociali. Nella regione dell'Algovia, ad esempio, oppure in Frisia, vivevano anche agricoltori liberi, in parte addirittura benestanti. Altrove, in zone come la Franconia, invece, dall'introduzione della servitù della gleba, i contadini vivevano in una condizione particolarmente umiliante. I servi della gleba erano contadini che, non potendo versare i tributi, dovevano cedere la propria esistenza al proprietario terriero. Quando un servo della gleba moriva, i suoi congiunti dovevano dividerne con il proprietario la misera eredità. Così era preclusa anche a loro la speranza di scampare alla schiavitù o alla miseria. Nobile signore, che cosa volete da noi? Vorrei esprimervi le mie condoglianze e poi naturalmente chiedervi la mia parte. Sapete di certo che mi dovete la metà della vostra proprietà. Ma di che cosa vivremo? Vi supplico. Il Signore dei Cieli ha preso ai miei figli il padre e a me il marito. E ora voi prendete anche quel poco che ci rimane. Tuo marito andrà all'inferno. Che volete dire? Solo chi paga i suoi debiti in terra sarà assolto e andrà nel regno dei cieli. La paura di bruciare tra le fiamme dell'inferno paralizzava i sudditi. Andiamo. Come potevano difendersi dai proprietari terrieri che sottraevano gran parte dei loro averi? La mucca la portiamo con noi. Che il diavolo ti porti, aguzzino. La società era ancora ordinata secondo la gerarchia medievale. In cima c'erano l'imperatore e il papa, sostenuti dalla nobiltà e dal clero. Poi i commercianti e gli artigiani. Il peso maggiore, però, era sostenuto dal ceto contadino.
Stolberg nello Harz. Thomas Müntzer nasce qui nel 1488 o 89. Viene da una famiglia borghese. Si ritrovano tracce della famiglia Müntzer nella regione intorno a Stolberg già dalla metà del XV secolo. Non si tratta certo di gente semplice, né tantomeno povera. Una famiglia borghese o benestante della cittadina di Stolberg. Conosciamo le loro residenze, che si trovavano in genere vicino ai mercati, in quartieri dove vivevano persone importanti. Nella sua famiglia c'erano alcuni ispettori e anche un maestro coniatore. I suoi genitori, però, non erano persone influenti. Müntzer arriva finalmente in Sassonia. Il principe elettore della Sassonia è considerato un protettore della riforma e ha contribuito alla sua diffusione. Federico il Saggio, poi suo fratello Giovanni il Costante e suo nipote Federico il Magnanimo sono i tre principi di Sassonia che riconoscono nella riforma di Lutero la strada per ridurre l'ingerenza dell'imperatore cattolico ed espandere il loro potere. Nel castello di Wartburg, il riformatore Martin Lutero gode della loro protezione. E qui scrive la sua opera più importante, la traduzione della Bibbia in tedesco. La Bibbia di Lutero è una rivelazione. Per la prima volta i tedeschi possono leggere la parola di Dio nella loro lingua, mentre la Bibbia in latino era comprensibile soltanto dal clero. Ora anche i contadini possono riconoscersi nelle sacre scritture, laddove esse parlano di libertà e di giustizia. Accanto a Wartburg e Wittenberg, località sotto la sfera d'influenza di Lutero, la città di Hallstatt, nella Sassonia-Anhalt, diviene con Thomas Müntzer un altro centro nevralgico della Riforma. Hallstatt è una cittadina circondata da territori cattolici, come il Ducato di Sassonia e la Contea di Mansfeld. Ad Hallstatt, Müntzer cerca di promuovere le sue idee. Trasforma il suo appartamento nella torre, la Wigbertiturm, nella roccaforte della sua riforma radicale. Müntzer fa concorrenza a Lutero, è il primo predicatore a recitare la messa interamente in tedesco. Fratelli, sorelle, siete venuti numerosi. Müntzer si trova davanti ogni volta un numero maggiore di ascoltatori. E così deve essere, perché vogliamo celebrare la parola di Dio insieme, ma non in latino. Qui ad Hallstatt possiamo diffondere la sua parola nella nostra lingua. Il popolo riesce a capire per la prima volta che cosa dice il Vangelo. Lasciateci cantare e lodare il nostro Signore. Il seminario per predicatori a Braunschweig. Qui è conservata una versione originale della messa in tedesco di Müntzer. La versione di Braunschweig è una delle poche che si sono conservate. Il fatto che sia stampata prova che la fama di Müntzer si era diffusa ben oltre i confini di Hallstatt. Müntzer, che era stato prete qui a Braunschweig nel periodo iniziale della Riforma, è il primo a tradurre rigorosamente tutte le parti della messa in tedesco, perfino i canti gregoriani medievali. Diventa così il precursore di una pratica che presto si sarebbe diffusa ovunque, quella di non cantare e non pregare più in latino, ma in tedesco. I fedeli che assistono alle sue messe, qualunque sia il loro grado di istruzione, possono capire tutto e partecipare. Se quindi ripercorriamo la storia della messa nella Chiesa protestante, dobbiamo riconoscere che Müntzer merita l'appellativo di grande riformatore. Non soltanto la lingua, ma anche il messaggio di Müntzer è rivoluzionario. Dio è giusto. Non tollera la tirannia. Promette a tutti gli uomini libertà
e giustizia. Non in cielo, ma qui, in terra. Perciò toglierà al Signore ingiusto la spada e la darà al popolo. Allora che la faccia? Che dia a me la spada! Abbiamo sofferto abbastanza! Il periodo del raccolto è vicino. Sta per arrivare il giorno in cui Dio separerà il grano dall'erbaccio. Münzer deve essere stato una testa calda e un oratore di talento. I suoi testi sono ricchi di metafore e immagini forti. Altrimenti non si spiegherebbe come, pur essendo un prete, sia riuscito a entusiasmare tanto il popolo. A un certo punto, però, l'entusiasmo si trasforma in rivolta. I seguaci di Münzer rifiutano di consegnare i tributi a un convento cattolico. Assaltano una cappella e la saccheggiano. Riprendono con la violenza ciò che considerano di loro proprietà. Fermo! Questo è consacrato a Dio. Sì, ma è pagato con il sudore della tua fronte. Non solo ad Hallstatt, ma anche nel resto della regione le opere d'arte delle chiese cadono vittime degli iconoclasti. Per molti le rappresentazioni dei santi sono l'espressione dell'idolatria e dello spreco. Per il duca Georg di Sassonia e il conte Ernst di Mansfeld, l'entusiasmo di Münzer è diventato eccessivo. Anche Martin Lutero nutre forti riserve. Osserva con preoccupazione le conseguenze delle prediche di Münzer. Lutero vuole riformare la Chiesa. La sua critica è volta contro il potere del clero, non contro l'aristocrazia. Sa che la sua riforma può avere successo soltanto con la protezione dei principi. E Münzer è un pericolo per la riforma, perché minaccia l'autorità. Con una lettera Lutero mette in guardia gli aristocratici a lui vicini contro lo spirito ribelle di Münzer. Lutero ha seguito gli eventi con distacco e ora riconosce che Münzer sta diventando un concorrente al suo stesso concetto di riforma. Nel castello di Hallstatt si svolge un incontro memorabile. Münzer ha convocato i proprietari terrieri sassoni per una predica nella cappella del castello. Vuole allontanarli da Lutero e farli schierare dalla sua parte. State in guardia e riflettete bene su cosa dite. Münzer sa che questa è per lui la prima e l'ultima occasione per convincere i principi. Fedelissimi principi di Sassonia, il vostro potere in terra lo dovete al nostro Signore che è nei cieli. Lui vi ha dato la spada con la quale mantenete l'ordine. E questo è il vostro compito divino. Ma guai a voi se vi opporrete al volere dell'Onnipotente. Egli vi toglierà la spada e la consegnerà al popolo. Ciò che Münzer esprime come monito, ai principi arriva come minaccia. In nome di Dio, vi esorto. Lottate per la giustizia divina. Amen. La predica di Münzer ai principi manca il bersaglio. Vi ringrazio per la vostra predica, è stata oltremodo illuminante. Grazie, Vostra Eccellenza. Lo spero. Con quale tono si rivolge a noi questo prete? Mette in discussione l'ordine divino, altro che Lutero. Come lo ha chiamato Lutero? L'arcidiavolo di Hallstatt. Ha ragione. Questo Münzer istiga alla rivolta. Dobbiamo tenerlo d'occhio. Giusto.
Consideriamo quanti testi di questo genere ci fossero all'epoca. Il modo radicale in cui si attaccava il governo o l'autorità in genere. Oppure l'affermazione: d'ora in poi la vostra carica sarà a tempo determinato. Se non vi adeguerete e metterete mano agli ingranaggi, finirete voi stessi tra gli ingranaggi, o anche peggio. Nelle comunità confinanti con Hallstatt, il conflitto si inasprisce. I nobili cattolici vogliono impedire con ogni mezzo a Münzer di continuare a tenere le sue prediche. Un numero crescente di profughi si sposta dai territori cattolici circostanti verso la protestante Hallstatt. Cercano riparo dalla violenza dei principi e ritengono Münzer responsabile della loro condizione. Ora vogliono che agisca. Intanto Münzer ha messo su famiglia con l'ex suora Ottilie von Gersen, ma non ha trovato pace. Mio Dio, che cosa vogliono da te? Vado a vedere. Che cosa volete? Il padrone ci ha cacciati. Abbiamo perso tutti i nostri averi. È ciò che hai annunciato, la giustizia e la libertà divina. Lo dicono le sacre scritture. Ma dicono anche: sarà assolto soltanto chi sopporta la propria sofferenza come Cristo sulla croce. I padroni ci puniscono perché abbiamo dato ascolto alle tue parole. Siamo disposti a soffrire per la fede, ma non per questo dobbiamo finire come bestie al macello. Münzer ha sperato a lungo di far cambiare idea all'aristocrazia. Pressato dai contadini, ora si vede costretto ad agire. La strada verso il giusto ordine è piena di ostacoli. Ma io vi dico, avete sofferto abbastanza. Avete portato la vostra croce a sufficienza. Se i principi non governano secondo giustizia, noi stessi prenderemo in mano il nostro destino. È arrivato il momento! Ribellatevi, fratelli! Io sarò sempre con voi! Sì! Sì! Münzer ha preso una decisione, ha scelto di stare con gli umili contro quei principi che Lutero riteneva eletti da Dio. Per Lutero è scontato che i ceti inferiori debbano soffrire. Per Münzer, invece, in quel preciso momento storico, quella sofferenza diventa il movente per agire e per conquistare una società più giusta, un più giusto ordine sociale. Lutero non si stanca di mettere in guardia i principi contro il suo billatore. Di nuovo questo Münzer? Scrive che le parole di Münzer sono destinate a provocare violenza e ribellione. Dobbiamo liberarci di questo sobillatore. Lutero ha ottenuto ciò che voleva. Il suo concorrente, alla fine, è caduto in disgrazia. Nella notte dell'8 agosto 1524, Münzer lascia la città, anticipando la sua imminente messa al bando da Hallstatt. Con grande dolore lascia la famiglia. Non la rivedrà mai più. Che Münzer venga bandito più volte da diverse città dipende dal fatto che egli rifiuta di obbedire alle autorità che non sposano le sue idee. È totalmente refrattario al compromesso. Quando Münzer lascia Hallstatt, il sud della Germania è già in fermento. Tra i paesaggi idilliaci dell'Alta Svevia e della Foresta Nera, i contadini vivono in condizioni di particolare oppressione. A Stühlingen, ad esempio, i sudditi sono costretti a interrompere il lavoro nei campi per raccogliere gusci di lumache per la moglie del proprietario, affinché ella possa avvolgervi il filo di cotone. Stanchi di questo arbitrio, i contadini un giorno si oppongono e provocano una ribellione. L'abbazia di Kempten, nell'Alta Svevia,
è una delle abbazie più potenti del regno. Anche qui l'opulenza della casa di Dio è stata pagata con i tributi dei contadini. Tanto sfarzo è guardato con sospetto non soltanto dai riformatori, ma anche da coloro che hanno faticato per accumulare questa ricchezza. Infatti, a differenza del clero, la maggior parte dei contadini vive in miseria. Molti non sono in grado di pagare i tributi, malgrado lavorino sodo. Non resta loro altra scelta che servire il principe vescovo come servi della gleba. Per molti contadini, la speranza della salvezza dopo la morte è l'unica che gli permette di sopportare quella vita. Malgrado ciò, nella primavera del 1525, i contadini di Kempton chiamano il clero a rispondere di quello sfarzo in tribunale, con penna e calamaio. Hanno raccolto più di 100 reclami contro i lavori forzati, contro i tributi troppo opprimenti e contro la condizione di schiavitù nella quale vivono. È una delle prime cause collettive della storia. Intanto anche i contadini della vicina città di Memmingen si mobilitano. Nel palazzo della Corporazione delle Botteghe nasce il primo movimento democratico nella storia della Germania. Che cosa dicono veramente le Sacre Scritture? Quando Dio, nostro Signore, creò l'uomo, gli diede il dominio sugli animali, sugli uccelli dell'aria, sui pesci del mare e dei fiumi, così come sulla selvaggina dei boschi e delle radure. Questo era il piano di Dio. Non corrisponde in alcun modo al volere di Dio che all'uomo comune sia proibito di cacciare e pescare. Anche la decima sul bestiame non corrisponde al volere di Dio. Dio ha dato all'uomo il bestiame perché ne disponga liberamente. Le Sacre Scritture dicono chiaramente che Gesù Cristo, con il suo sangue, ha liberato tutta l'umanità. Non soltanto il nobile, ma anche il pastore. Nelle Sacre Scritture invece nulla è scritto della servitù della gleba o della decima sul bestiame che dovremmo versare. Quindi, fratelli miei, siamo liberi. E vogliamo essere liberi per sempre. Il Parlamento dei Contadini riconduce la libertà e l'uguaglianza di tutta l'umanità alle Sacre Scritture. Una formulazione avvenuta molto prima della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Le richieste dell'adunanza di Memmingen vengono trascritte in 12 articoli e stampate in 25.000 copie. Il ceto contadino non avrebbe mai più ottenuto una simile rilevanza politica. I 12 articoli sono un testo straordinario. Per quanto riguarda le richieste di libertà e di autoregolamentazione di alcuni gruppi sociali, tutti i testi sulla guerra dei contadini si esprimono a favore di una potenziale libertà politica. In altre parole, di una società meno legata a distinzioni di ceto, non più determinata dall'autorità dei governanti. Mentre alcune associazioni di contadini puntano sulla trattativa e su una soluzione pacifica, altre scelgono la via della violenza e del saccheggio. Monasteri, castelli, proprietà, fortezze. Intere regioni finiscono sotto il loro controllo. Nel sud della Germania lasciano una lunga scia di devastazioni. Le rovine di alcune fortezze si ergono ancora oggi a testimoni della guerra dei contadini, in memoria di quel conflitto epocale. Il movimento si espande sempre di più. In alcune zone i sudditi si accaniscono sui padroni, spinti solo dal desiderio di vendetta. Lutero vede in questa giustizia sommaria un pericolo per la sua riforma. Esorta i rivoltosi alla moderazione e alla pace. Dio ascolta anche i contadini e vede le ingiustizie di cui sono vittime. Ma vendicare l'ingiustizia con l'ingiustizia non è
il disegno di Dio. È il disegno del demonio. Quando i disordini sembrano arrivati a un punto di non ritorno, Lutero si schiera dalla parte dei principi. Lutero, che un tempo era un portatore di speranza per i contadini, viene messo da parte. Nella storia futura della Riforma non sarà più considerato da questo gruppo sociale come un difensore della loro causa. Le rivolte si propagano come un incendio. Dal sud della Germania si estendono a regioni sempre più vaste fino a raggiungere la Turingia. Quando Thomas Müntzer apprende che la guerra dei contadini è arrivata fino alla sua città natale, si affretta a raggiungere il fronte avanzato della rivolta, a Mühlhausen. Là incontra vecchi compagni di viaggio e si mette alla guida dei ribelli. Coraggio, fratelli miei! Non fate raffreddare le vostre armi! Tutto il territorio tedesco si è svegliato! A differenza di Lutero, Müntzer considera se stesso e i contadini degli strumenti del giudizio divino. Come il diluvio universale nell'Antico Testamento, essi devono spianare la strada a un nuovo ordine divino sulla terra. E come dopo il diluvio universale, l'arcobaleno deve diventare il simbolo del nuovo legame tra Dio e l'umanità. Da quando era tornato nella Turingia sassone, Müntzer aveva fatto di tutto per appiccare anche in questa regione il fuoco della rivolta che stava divampando al sud, allo scopo di veder realizzato quel nuovo ordine divino nel quale credeva. I principi sassoni si trovano di fronte a una difficile decisione. I principi nostri fratelli ci esortano a sedare questa rivolta. Non ne abbiamo forse colpa anche noi? Non abbiamo provocato noi questa rivolta? Müntzer e i contadini ribelli sono mossi dal diavolo. Forse dovremmo dare ascolto a Lutero. Non dice forse che dovremmo colpirli con buona pace della nostra coscienza? E se fosse il volere di Dio che non siamo noi, ma l'uomo comune a dover governare? Questo non dovrà mai accadere. Lutero ha ragione. Müntzer e i contadini vanno fermati. Federico il Saggio cerca di trovare una via d'uscita, ma è ormai in fin di vita. Con la sua morte nel maggio 1525, muore l'ultima speranza di una soluzione pacifica. I signori territoriali di tutto l'impero radunano le loro truppe. Sostenitori o oppositori della riforma, i principi uniti si armano contro i contadini. I loro mercenari non combattono per un ideale. Sono soldati di professione che si vendono al miglior offerente. Ora la loro marcia li conduce in Turingia. A Frankenhausen, ai piedi del monte Kyffhäuser, le armate dei principati incontrano l'orda contadina di Müntzer. Ne sei davvero sicuro, Müntzer? Tutto questo produrrà soltanto un inutile spargimento di sangue. Quando vedono la potenza avversaria, i contadini cominciano ad avere dei dubbi. Fino a che punto possono fidarsi di Thomas Müntzer, il loro inesperto condottiero militare? Che cosa volete fare? Trattare? Anche Müntzer vuole evitare uno spargimento di sangue. D'accordo. Allora inviamo un messaggero. Vediamo che cosa hanno da dire. È una questione di vita o di morte. Che Dio sia con te. Ma perché i principi dovrebbero trattare? Gli schieramenti si equivalgono per numero, ma i 6.000 mercenari dei principati hanno armi più potenti e soprattutto maggiore esperienza nel combattimento. Da un lato ci sono gli eserciti dei mercenari, abituati all'uso delle armi, anche di quelle moderne dell'epoca, le armi da fuoco. E dall'altro lato, invece, ci sono i contadini in rivolta, anch'essi abili nell'uso delle armi, ma si trattava di armi di tutt'altro genere. Cannoni e moschetti contro forconi, falci, lance, asce e mazze. Gli attrezzi da lavoro diventano armi improvvisate. Finora sono state usate per spaccar legna oppure per tagliare l'erba.
Ora invece devono perforare gli elmi e le armature degli avversari. La guida militare dei rivoltosi capisce presto di non avere possibilità nello scontro in campo aperto. Cerca quindi di trarre vantaggio dalla conformazione del terreno. Ad esempio, scegliendo una postazione sul monte Ausberg, presso Frankenhausen, e costruendosi una protezione. Ma per quanto tempo potranno resistere a un attacco frontale delle barricate fatte di carri da fieno? O un esercito a piedi contro la cavalleria, i cannoni e le armi da fuoco? In ogni modo, la fortificazione di carri verrebbe circondata senza lasciare scampo. È pomeriggio quando il messaggero dei contadini torna dall'accampamento dei principi. Il potente nemico avrà accettato una soluzione pacifica. Silenzio! 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 Allora, la risposta dei principi è questa. Consegnateci il falso profeta Thomas Münzer e noi vi useremo clemenza. Non dicono altro. L'offerta dei principi minaccia di dividere i rivoltosi. Volete consegnarmi ai principi? Volete rinunciare alla vostra causa senza lottare? Aspettare di avere giustizia all'infinito? Allora consegnatemi! Mai! Resteremo uniti fino alla morte! Guardate là! Là! È un segno di Dio! Il segno della nostra unione! L'apparizione in cielo per un momento fa svanire i dubbi e dà ai contadini nuovo coraggio. Poi però parlano le armi. Fuoco! All'attacco! Martin Lutero, che ha spinto i principi ad annientare le orde di contadini violenti, più tardi confesserà. Ho colpito a morte i contadini in rivolta, convincendo i principi a reprimerli. Il loro sangue mi soffoca. Non solo a Frankenhausen, ma anche nelle battaglie di Böblingen, Zabern e Leipheim, la rivolta si conclude in un bagno di sangue. Alla fine, in tutta la Germania, oltre 100.000 contadini avranno perso la vita in battaglia. Ancora oggi si trovano tracce di quell'orrore. A Leipheim, gli archeologi hanno individuato alcune fosse comuni risalenti alla guerra dei contadini, con le spoglie di 26 persone. La maggior parte dei contadini è stata letteralmente massacrata in battaglia. Alcuni colpiti mentre fuggivano alla fine di una battaglia impari. Un'eventuale formazione politica emersa in caso di vittoria dei contadini si sarebbe di certo orientata verso una struttura dello Stato su base comunitaria e collettiva. Probabilmente questo era già stato previsto in alcune bozze di Costituzione redatte all'epoca, che prevedevano anche adeguate procedure elettorali. Potremmo dire che in questa occasione emergono alcune idee democratiche che, dopo la sconfitta dei contadini contro gli eserciti dei principati, non avranno alcun futuro. A Frankenhausen, un dipinto di Werner Tübke ricorda Thomas Münzer e la guerra dei contadini. È stato commissionato ai tempi dell'ex Germania Est. Il dipinto doveva commemorare la lotta dei contadini per la libertà, elevandola a lotta di classe. Dopo la riunificazione è diventato semplicemente un dipinto della prima rivoluzione tedesca. Su Thomas Münzer le opinioni continuano a dividersi.
È stato un profeta dell'omicidio, come diceva Lutero, oppure un martire della libertà? Era un teologo e non voleva essere altro. Era un predicatore che divulgava un messaggio, ma gli effetti del suo messaggio hanno avuto in parte un'importanza politica. Era un uomo consapevole che ciò che diceva avrebbe potuto avere delle conseguenze. Due settimane dopo la battaglia, Münzer è condotto a Mühlhausen per essere giustiziato. È segnato dalle torture che lo avrebbero dovuto convincere a rinnegare i suoi insegnamenti. Ma anche di fronte alla morte, Münzer mantiene la sua posizione. Si è definito un messaggero di Dio, un servitore del Signore che lotta per la verità nel mondo. Per il sogno di una giustizia divina in terra, ha sacrificato la sua vita e quella di migliaia di contadini. Possa Dio avere pietà della mia anima. Muore il 27 maggio 1525, all'età di 36 anni. Per alcuni è stato un istigatore che ha condotto alla rovina chi ha creduto in lui. Per altri è il primo eroe tedesco per la libertà. In Germania, il suo sogno di libertà e giustizia si realizzerà soltanto diversi secoli più tardi.